pranzo oggi zero spaccato di idee, quindi farò del minestrone classico. Io di solito utilizzo quello tradizionale Findus, anche se in realtà preferisco quello leggero, ma non sempre riesco a trovarlo. E ci abbino i crostini che faccio con la friggitrice ad aria in 5 minuti, 180 gradi. Tosto il pane, ci aggiungo semplicemente olio, sale e origano. Io vado pazza per l'origano. Siccome ho ancora un po' di cose da fare, ho pensato di farmi un caffè per svegliarmi e darmi quello sprint finale. Di solito nel pomeriggio preferisco di gran lunga il tè, però l'ho bevuto questa mattina, quindi diciamo che ho fatto lo switch. Mi sono preparata del caffè filtrato che tollero, diciamo, di più rispetto all'espresso e ci ho aggiunto un po' di bevanda vegetale d'avena, che secondo me sta molto bene. Infatti il cappuccino di solito lo faccio sempre con quello. E poi è avanzata una fetta di colomba. Quindi i rimasugli della Pasqua tocca finirli, se no va male, è un peccato. Ho sempre forse stupidamente pensato che fosse uno spreco preparare qualcosa di elaborato da mangiare quando poi mangiavo soltanto io, o appunto farmi un cocktail, fare aperitivo, anche se sono da sola e di fatto sto guardando il daytime di amici, cioè non sto facendo niente di che. Però in realtà è proprio in queste piccole cose che secondo me si ritrova un po' lo spirito, no? Anche la. Almeno per quanto mi riguarda, cerco un po' di esorcizzare, contrastare la pigrizia, la tristezza, il sentirmi male, diciamo, con me stessa, non sentirmi abbastanza. È davvero una stupidaggine. Però è anche da queste piccole cose che poi vanno a sommarsi che poi, secondo me, si fa la differenza. E quindi niente, a noi! Giornata un po' comfort food, perché ho preparato uno dei miei piatti preferiti quando magari non ho tanta voglia di spremermi, di stare lì a cucinare chissà che cosa, e ho proprio l'impressione di coccolarmi. È semplicemente del riso in bianco. Io utilizzo il riso originario, che è quello che utilizzo anche per fare, diciamo, il sushi. È il tipo di riso che ci assomiglia di più, mi piace la consistenza, cuoce velocemente, non costa tantissimo. E ho fatto poi del salmone con una salsina che mi ricorda un po' i piatti asiatici. Io poi assemblo il tutto con un po' di alga, sempre quella che di solito si utilizza per fare il sushi, solo che io la spezzetto un po' così e ci aggiungo la mia amatissima salsa sriracha.
Mi era rimasto attaccato qua un chicchio di riso e mi è venuta in mente quella scena di Lovely Complex, che penso sia l'unica scena che ho veramente apprezzato di quell'anime, ovvero chicco di riso, chicco di riso, chicco di riso. Quella scena me la porto avanti per tutta la vita, secondo me faccio sempre la battuta del chicco di riso, vabbè, abbiamo capito. Devo dire che mi sento piuttosto sazia, quindi non credo che mangerò altro stasera, al massimo un piccolo cioccolatino o una banana, giusto per finire con dolcezza. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia con questo video, cosa mangio in un giorno. Ovviamente questa tipologia di video non ha la pretesa di insegnare chissà che cosa, ma appunto di tenere compagnia e magari di ispirare qualcuno. Io e il mio bicchiere d'acqua da riempire vi salutiamo e ci vediamo alla prossima. Ciao!